Ci troviamo sulla spiaggia di San Pietro, la spiaggia dei pescatori, con il professor Rosario Tortora. Allora, professore, mi sembra che tu voglia denunciare una situazione igienico-sanitaria particolare. Hai detto spiagge dei pescatori, forse è meglio dire ex spiagge dei pescatori, perché di pescatori ne sono rimasti pochi. Il problema è che chiunque ha una barca magari a fine estate oppure durante l'estate, quando non la può più usare, viene qui e l'abbandona. E questo qui è il primo caso. Poi chiaramente, stando abbandonati, vengono altri e ne portano anche altri. In una di queste Va c'è bene, in un effetti, po'. quindi, primo problema, barche abbandonate che dovrebbero essere rimosse, Rimosse perché sì, ci sono pure anche delle così. ordinanze comunali. Le ordinanze in queste l'amministrazione, mi dispiace, non fa una bella figura. Perché lo scorso anno è stato fatto un avviso, sono sicuro era al 6, 30 giugno e poi al 7 luglio, firmato dall'ufficio tecnico, in cui invitava i proprietari a rimuovere le barche, altrimenti provvedeva il comune a spese poi a carico dei destinatari, e di queste non si è poi più fatto. Cosa succede questo? Va bene, Passiamo oltre a anche, questo no, problema. passiamo anche, facciamo un messaggio pure alla cittadinanza, cioè magari, perché c'è anche qualcuno che la barca la tiene d'inverno. Io ripeto, non entro nel merito della normativa, tipo piazzale delle alghe, dove magari in seguito a una normativa, in seguito a un avviso del genere, arrivata la stagione estiva, la mette a mare, gli altri se ne fregano e rimane qui. E quindi questo è un messaggio per gli altri. Quest'anno è stato fatto lo stesso avviso, entro il 30 maggio. Entro il 30 maggio, però chiaramente la situazione è sempre questa. Quindi abbandono delle barche. Chiaramente questo che cosa porta? Pure una situazione igienico-sanitaria di pericoli. Innanzitutto i ragazzi tu li vedi, saltano, corrono e qualcuno potrebbe farsi male. Ma poi in particolare in questa barca qui se la puoi inquadrare, fino a poco tempo fa ci dormiva un povero Cristo di immigrati. Chiaramente passami la battuta, compagno annesso, perché chiaramente di notte fa pure qualche bisogno e la mattina. Chi ha la possibilità di farsi il bagno in una spiaggia che fortunatamente, e io reputo forse perché ci sono nati, ma dopo i Marondi forse è la spiaggia più grande dell'isola, dove magari la maggior parte di persone che non ha la possibilità di andare in uno stabilimento a pagamento usufruisce di questo servizio, però si respira quest'aria Possiamo dire, sana. Rosario, allora si chiede all'amministrazione di venire qui e di provvedere dando Sì. seguito alla propria ordinanza. Dando seguito alla propria ordinanza, oltretutto io ho parlato pure con diversi politici, ma perché magari io parlo con te e tu dici che è competenza di Felice, Felice parla con te e competenza di quegli altri, sono 2 anni che le barche stanno qui e qua rimangono.